Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo di rocce vive per l'acquario marino. Le rocce vive in acquario marino vengono utilizzate per due fondamentali motivi. Il primo a livello strutturale ed estetico, il secondo come filtro biologico. Andiamo a vederne le motivazioni. Le pietre vive sono frammenti di materiale calcareo di origine corallina che vengono staccate dai reef per essere immesse nel mercato acquariofilo. Ricopriranno quindi un ruolo sostanzialmente estetico perché daranno naturalezza all'acquario, ma anche un ruolo strutturale perché su di esse si innesteranno poi i coralli, i pesci e i crostacei. Nel corso dei mesi poi le rocce vive andranno a cementificarsi nella loro struttura grazie alle alghe calcaree. Perché ti ho detto che sono l'essenziale filtro biologico nell'acquario marino? Se nell'acquario dolce il filtro biologico è dato dai cannolicchi e dal materiale poroso all'interno del filtro, per quanto riguarda il marino, vediamo i due aspetti che contraddistinguono queste pietre vive. Prima di tutto un'alta porosità e quindi la facilità della colonizzazione dei batteri Nitrosomonas e Nitrobacter che svolgono il processo di trasformazione dei composti dell'ammonio in nitriti e poi dei nitriti in nitrati, abbassando quindi tutte le sostanze nocive di scarto degli animali. All'interno avremo quindi batteri anaerobici, all'esterno batteri aerobici. L'altro aspetto fondamentale dell'uso delle rocce vive in acquario è che ogni roccia è popolata da centinaia di protozoi e microinvertebrati che saranno fondamentali sia per la stabilità biologica dell'acquario sia per la biodiversità. La fauna incrostante, composta soprattutto da piccoli vermetti, crostacei e molluschi, nutrendosi annulla l'effetto dei detriti nell'acqua e rende l'acqua meno inquinata. Per di più le rocce vive rilasciano larve di microrganismi che, unendosi al plancton, forniscono cibo vivo per gli invertebrati presenti in vasca. Si crea quindi una vera e propria catena alimentare che non potremo creare a livello artificiale comprando microrganismi dal commerciante, ma che si viene a creare in queste rocce vive già maturata in ambiente marino e poi immessa nei nostri acquari. Generalmente in commercio esistono vari tipi di rocce vive, soprattutto provenienti dall'Oceano Pacifico, dall'Indonesia, dall'Atlantico e dal Mediterraneo. Andiamo a conoscerli meglio. Le rocce di base hanno un prezzo tutto sommato abbastanza economico, sono molto porose e molto frastagliate e si usano per ancorare sul basso le rocce vive. Sono, diciamo, vergini, quindi man mano con l'andare del tempo si colonizzeranno di microrganismi presenti nella vasca. Rocce con vegetazione sono colonizzate già da due o più specie di alghe superiori. Rocce ricche di zoantidi sono rocce che provengono soprattutto dal Pacifico e dall'Atlantico, raccolte in mare cristallino e che sono ricche appunto di zoantidi. Rocce ricche di invertebrati del genere Discosoma. Sono rocce provenienti dal Pacifico, ricoperte di invertebrati a forma di disco, di colore rosa, blu, verde e azzurro. Come faccio a capire se una roccia viva è di buona qualità? Una roccia viva di buona qualità sicuramente presenta tantissimi piccoli forellini e cavità e all'occhio risulta spugnosa e piena di asperità. Una roccia non buona, una roccia di cattiva qualità, sarà sicuramente ricoperta di fanghiglia e emanerà un forte odore di decomposizione perché i microrganismi all'interno sono morti. Come posso preparare una pietra per l'immissione in acquario? Prima di inserire una pietra in acquario, guardiamo a livello visivo se è sana e semmai spurgarla in acqua marina, onde evitare di avere un picco di ammoniaca una volta inserita nell'acquario. Durante questa operazione è conveniente tenere a portata di mano un contenitore con dell'acqua d'acquario perché potrebbero comparire ospiti indesiderati e quindi potrete a quel punto catturarli e separarli rispetto alla roccia.
Spesso in queste rocce sono presenti granchietti o mantis shrimps, che sono le cicale di mare, che all'inizio risulteranno anche simpatiche e piccolissime, però poi sarà un problema, una volta inserite inavvertitamente in acquario, poterle togliere. Col tempo poi, da piccoli e simpatici, diventeranno molto grandi e diventeranno addirittura predatori dei pesci in acquario. Un'altra presenza molto sgradevole sono sicuramente i vermi anellidi di grandi dimensioni provvisti di setole e peli, che una volta raggiunte dimensioni grandi possono andare a mangiare coralli e molluschi. Per concludere, ti chiederai la quantità e il costo delle rocce vive per un acquario. Il rapporto in una vasca con pesci e coralli dovrebbe essere indicativamente da un minimo di 1 kg di roccia ogni 10 litri di acqua ad un massimo di 1 kg ogni 5 litri. Tenete conto che il costo delle rocce vive da inserire in acquario sarà sicuramente abbastanza elevato, soprattutto se sono di buona qualità, ma è un acquisto che dovrete fare solo una volta durante il primo allestimento. Il costo si aggira per un acquario di circa 500 litri dai 1000 ai 2000 euro. Se desiderate maggiori informazioni sulla chimica dell'acqua e i principi base per l'allestimento di un acquario marino, cliccate sulla playlist italiana dedicata. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Vi invito a mettere mi piace e a commentare qui sotto per ulteriori informazioni. A presto con grandi novità e iscrivetevi al nostro canale. Grazie!